Quarta corsa all'ippodromo del Cirigliano è il premio Nicola Merola, clou del pomeriggio, oggetto ricordo al guidatore vincitore offerto dalla famiglia Merola, un ammiglio per tre anni, mezzo meccanico che prende velocità. Alma Pan. attaccata a largo da American Winner Fass, che riesce a sopravanzarlo. Squalificato Astro IZ, posizioni che si vanno delineando. American Winner Fass sembra volerla mettere sul passo, 215. Come da, da partenza precede Alma Pan e a Sexy Queen Par. Risale subito a largo Aria Jet. La leader completa il quarto iniziale in trenta e mezzo. Aria Jet in terza ruota va in aggiramento e punta su American Winner Fass A larghe folate. La figlia di Varen va ad attaccare la leader 45-3-600, passa aria Jett e sull'abrivio prende netto margine ad American Winner Fass. addirittura un minuto scarso il giro di pista con 29,5 di secondo quarto già in fuga Aria Jet a circa 5 lunghezze American Winner Fast precede di due Alma Pan poi fanno fatica tutti gli altri capeggiati da New Dream LF chilometro in 1,15 secchi a 400 metri circa dalla conclusione, il vantaggio si riduce a 5-6 lunghezze. 1,29 e mezzo addirittura i tre quarti di miglia. Adesso deve fare uso di mani Romeo Gallucci. Il vantaggio torna ad essere nettissimo. Torna ad allungare Ariaget dopo aver preso fiato per un po', e fa un vero e proprio numero, molto bene anche Alma Pan, che è seconda, a precedere un comunque, una comunque positiva America Winner Fast, insomma, le tre arrivate corrono tutte e tre alla grande, tre femmine, a vincere Aria Jet, una qualitativa figlia di Varenne, e Rengada Jet, i colori della signora Sara Bianco, il training di Massimo Finetti ed in salchi decisissimo. Romeo Gallucci.